Si è avvalso della facoltà di non rispondere Alessandro Romano, il 28enne di Agropoli, ritenuto il capo e la mente dell'organizzazione che provvedeva ad acquistare stupefacenti nel napoletano e a spacciarli successivamente ad Agropoli e nei comuni limitrofi. Ricotta, così come era soprannominato, è recluso presso il carcere di Vallo della Lucania, ma l'avvocato Pierluigi Spadafora ha chiesto la concessione degli arresti domiciliari per motivi di salute. Non è stata ancora fissata la data degli interrogatori dei presunti spacciatori, ancora gli arresti domiciliari. Si tratta di Chiara Donnabella, fidanzata di Alessandro Romano, del pregiudicato Andrea Grimaldi, di Bruno Marotta, Gerardo Manzo, Alessio Graziano Cuoco, Rosario Russo e Giuseppe Carillo. Inoltre verranno ascoltati e chiamati a fornire spiegazioni sul proprio ruolo Vera Federica Donnabella, Tonino Buccino e Giovanni Barra, colpiti dalla misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Infine sarà sottoposto ad interrogatorio anche Marco Giuliano, colpito dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma come hanno precisato i genitori estraneo ai fatti. Intanto emergono sempre più particolari dalle intercettazioni alla gang che importava droga dal napoletano al Cilento. In una conversazione tra Bruno Marotta e Andrea Grimaldi si parla di un furto da eseguire ai danni di uno studio di registrazione di località Mattine. In una precedente intercettazione i due indagati discutevano di un altro furto nell'abitazione di un assuntore. Servono 4-5 persone solo per fare il palo, dice Andrea Grimaldi al Marotta. Ci vogliono 5-6 persone, facciamo almeno 1000 euro per uno tranquilli. Obiettivo del furto: schede audio, computer, un microfono che costa 1500 euro, un mixer che se lo vuoi comprare costa 85.000 euro. Mixer con 80 canali, quello per registrare.